Sindaco, l'isola di prossimità, l'isola ecologica adesso è qui in via Tenente Colonnello La Carruba, è un primo passo naturalmente con l'invito ai cittadini di farne buon uso. Sarà attiva da lunedì prossimo, quindi la prossima settimana. Finalmente è stata installata, è stata monitorata, quindi inserito anche il software. Già da lunedì sarà perfettamente funzionante. Rappresenta un'importante valvola di sfogo per tutti coloro i quali per motivi personali non potranno attenersi al calendario per la raccolta differenziata porta a porta, e quindi in questa isola ecologica, utilizzando la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, quindi del soggetto che è stato regolarmente iscritto al ruolo, potrà usufruire di questo servizio che rappresenta appunto, come dicevo, un'importante valvola di sfogo. Siamo in forte ritardo rispetto ai tempi previsti. Questa rappresenta solo la prima rispetto alle altre due che dovranno essere collocate in altri siti della città. È un importante ulteriore servizio che si offre ai nostri cittadini, nella speranza che venga fatto soprattutto buon uso e venga rispettato il conferimento, nel senso che nei diversi reparti, perché si potrà conferire di tutto in questa isola ecologica, quindi dal secco residuo alla plastica, il vetro, la carta, le pile, l'olio esausto, cioè si potrà tutte tipologie di rifiuto, purché appunto vengano inserite nei contenitori il rifiuto indicato, e sarà sottoposta a videosorveglianza, quindi saremo in grado di monitorare anche eventuali conferimenti difformi. Per quanto riguarda invece le percentuali di raccolta differenziata, il Comune di Canicattì ha aumentato quella che era la soglia base, è in linea adesso con il trend regionale? No, purtroppo gli ultimi dati non sono confortanti, perché ci attestiamo a poco sopra il 30%, quasi il 32%, l'ultimo dato che abbiamo. Questo è stato oggetto di approfondimento con l'RT, perché inevitabilmente ci sono delle disfunzioni nel servizio, non era come avremmo voluto, e stiamo adottando anche delle comportamenti forti nei confronti delle stesse ditte per le inadempienze che questo comporta, perché contrattualmente doveva essere garantito almeno il 65%, siamo molto al di sotto di questa percentuale, e questo ci sta preoccupando tanto, perché riscontriamo o c'è un cattivo conferimento da parte dei cittadini, e questo io faccio il loro appello di attenersi al calendario, oppure c'è un disservizio da parte di chi gestisce proprio realmente la raccolta, non verificando il corretto conferimento dei rifiuti. Assessore, l'isola ecologica di prossimità è qui, è computerizzata, speriamo che i cittadini adesso ne facciano buon uso. Devono farne buon uso, cioè l'amministrazione ci sta mettendo tutto l'essere per cercare di evitare tutti questi cumuli e cercare di evitare che la gente si possa lamentare di questi cumuli. Dunque questo è il primo passo, verrà adesso collocata un'altra seconda isola ecologica, penso che la metteremo oltre ponte, è la stessa di questa qua, funzionerà allo stesso modo. Dunque chiedo ai cittadini che non buttino più questi benedetti, maledetti sacchetti di spazzatura, ma le vengano a conferire direttamente qui. Naturalmente serve la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, dal punto di vista della lotta all'evasione, cosa state facendo? Avete fatto qualcosa? Siete riusciti a scovare gente che non paga la TARI e poi è quella gente che magari deposita i rifiuti in maniera indiscriminata ovunque? Non solo. Non sono solo quelli che non pagano la TARI a buttare i sacchetti, con il controllo che abbiamo fatto delle telecamere abbiamo visto gente che a Canicattì si definisce per bene, perché mi dispiace dirlo questo, definisce per bene, e poi vedere buttare questi sacchetti e rimanere allibiti, essere fatti, dire guarda quella persona non si credeva che fosse lui. Però su questo qua, ripeto, la TARI sì, si sta lavorando, si è continuato a fare i controlli con l'aiuto sinergia della polizia, dei carabinieri e della polizia municipale, continueremo, sta dando degli ottimi risultati e speriamo il più presto di risolvere quest'altro problema qui. Siamo con il signor Terrasi, che è responsabile tecnico della SEA, che ci illustra come funzionerà questa isola ecologica. Allora, l'utente la mattina quando arriva qui, perché verrà aperto la mattina alle 7, troverà già il computer attivato, tutto il resto, e
deve presentarsi con la scheda della tessera sanitaria di chi è destinatario della TARI, perché così già è caricato nel computerino di bordo. Quindi passa la tessera, striscia la tessera in questa maniera, già viene seguito, e ti spunta il nome di chi è, diciamo, già caricato. Quindi dai il consenso, sì. E incomincia già tutto l'iter di pesatura e tutto il resto, no? Poi ti dice caricare il rifiuto sulla bilancia. Questa è una bilancia. Prende il rifiuto, lo metti sulla bilancia, lo pesa e ti dice in base a quale tipologia è. Tu scegli se è plastica o metallo, scegli il primo e schiacci. Ti vuole il consenso, ti dice è plastica e metallo? Sì. Perfetto. Contenitore 1. Perfetto. Dici sì. Okay. E lei fa la pesata di quello che è il rifiuto. Ti dice confermi, hai finito? Se hai finito, dici sì o no. Altro rifiuto da conferire o meno. Mettiamo il caso che abbiamo finito. Abbiamo finito, mettiamo no. Togliamo il rifiuto dalla bilancia, andiamo allo sportello 1 con cui ci siamo stati abilitati. Si apre lo sportello, si conferisce, si richiude. Per aprirlo bisogna fare di nuovo tutta l'operazione. In base a quello che c'è da conferire, plastica, carta e cartone, vetro, organico e secco residuo. E ci abbiamo anche lo scompartimento per piccoli. Un piccolo scompartimento per i piccoli elettrodomestici, quindi deve andare in quella cassetta, e la raccolta pure di olio esausto alimentare. Questo bisogna dirlo, non vorrei che qualcuno venga con l'olio della macchina, quindi olio esausto alimentare, e uno scomparto per le pile esauste. Dopodiché, diciamo, qui verrà tutti i giorni aperta da lunedì al sabato dalle 7 all'1, verrà tenuta attenzionata, quindi verrà svuotata anche più volte al giorno in base al quantitativo di conferimento che arriva, e tutto, diciamo, ci auguriamo che la gente ci dia una mano a venire a conferire, perché questa non deve essere vista come chiunque, cioè può venire chiunque, però deve venire chi ha la necessità di qualche cosa che non può buttare nel porta a porta. Adesso oggi ho fatto dell'umido che invece è giornata di plastica, per non terminare nulla a casa lo vengo a buttare qua. Con un po' di buon senso, insomma, evitare che diventi un cassonetto, diciamo. Ecco, questa deve essere una valvola di sfogo per chi ha la necessità quella giornata di buttare un rifiuto che non è la tipologia del giorno e quindi usufruisce di questa isola. Se tutti pensano che il porta a porta non lo faccio più, tanto poi c'è l'isola, è sbagliato.